Ha raccontato la sua esperienza anche la prima cittadina di Lioni, Rosa D'Amelio, di quando nessuno sembrava credere in lei, poi 10 anni di amministrazione nella fase difficile della ricostruzione post-sisma dell'80, con un paese rifatto a misura di donna e di bambino, poi gli incarichi da assessore regionale, consigliere e oggi presidente del Consiglio regionale, ispiratrice anche della legge sulla presenza di genere. La Campania fu la prima ad averla nel 2007, portando la presenza in Consiglio regionale da 2 a 10 di donne, un piccolo passo sulla strada della parità, ancora lontana da raggiungere. Purtroppo dobbiamo dire che c'è ancora tanto da fare. I dati di qualche giorno fa dello Svimez ci dicono ancora una volta che nel Mezzogiorno è occupata una sola donna su 3, che il differenziale salariale tra uomini e donne ancora oggi alle soglie del terzo millennio c'è. Che quando le regole sono chiare, dico io, le donne vincono, nel senso che le ragazze si laureano di più, si specializzano di più, vincono più concorsi pubblici dei loro colleghi maschi. Poi quando le regole diventano meno chiare, quando le nomine le fa la politica, spesso le donne soccombono. Io ho dovuto anche fare la legge regionale per avere il 40% di donne nelle nomine della giunta regionale, finché dobbiamo fare delle leggi per ottenere diritti che dovrebbero essere scontati sul terreno della parità, vuol dire che ancora ci sono molti passi da fare per la nostra società. Un caso particolare è quello di Anna Rosa Sessa, sindaca facente funzioni di Pagani, che ha nelle sue mani l'amministrazione di un'importante città dell'agro nocerino sarnese dopo la sentenza di incandidabilità per Alberico Gambino. Le donne abbiano innanzitutto testa, abbiano cuore, abbiano passione, determinazione, possono ricoprire ruoli importanti per lo sviluppo dei propri territori al di là delle quote rosa. Quindi ci auguriamo che, se da un lato queste quote rosa hanno potuto in qualche modo agevolare la presenza di donne in politica, possano lasciarci libere di camminare sulle nostre gambe e di far avvicinare sempre più donne alla politica, perché in politica c'è tanto bisogno di donne, anche per una sensibilità che gli uomini forse non riescono a dimostrare e non riescono a mettere nella loro azione quotidiana.